Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Dissidia, Final Fantasy Opera Omnia versione giapponese, perché oggi si pulla su Eldnarsh, un LD che a mio avviso probabilmente un po' deludente, l'ennesimo defense down con effetto zap, molto simile a quello che è stato rilasciato a Seppo, su un personaggio che paradossalmente aveva già un kit OP e che poteva essere reso ancora più OP, e che invece al solito viene trattato un pochettino come quei personaggi che forse stanno un po' antipatici agli sviluppatori, e non capisco fondamentalmente il perché. Non ho idea se sarà lui a prendere la burst o suo fratello Kamlano, però fatto sta che non mi è piaciuto come hanno trattato Eldnarsh. C'è una sorta di accanimento forse di questo gioco nei confronti dei personaggi che a me piacciono. Non capisco se è una cosa fatta apposta o se sono io che forse scelgo i personaggi sbagliati. Ma vedremo, magari come con Squall riderà bene chi riderà ultimo. Detto questo, ovviamente questa sarà anche la mia ultima occasione per tentare forse di trovare Emperor, dato che comunque abbiamo la free multi a disposizione. Poi successivamente andrò a pullare di ticket. No, c'è anche Aranea in realtà. Che forse. No, con la nuova. No, con Aranea ci sarà la nuova burst. Che sarà terra. Almeno così. Quello che sembra essere ormai una notizia quasi confermata. Quindi terra sarà assolutamente il nuovo personaggio che riceverà la burst. Finalmente c'è chi la desiderava da tanto tempo. E finalmente avrà luce. Detto ciò. Ovviamente Eldnarsh prende il suo livello 80, prende l'estensione della sua arma LD, free skill dopo la LD, che è una cosa abbastanza comoda, esteticamente bellissima, a mio avviso la LD di Eldnarsh, però diciamo che qui fondamentalmente i premi che stiamo andando a cercare sono due, ovvero la BT e ovviamente la LD di Eldnarsh. Ho già fatto il download dei dati, quindi non dovrei assolutamente avere caricamenti strani, non dovrei avere nulla di nulla. Un banner dove fondamentalmente ho tutto tranne i gemellini, quindi poco niente. Ticket siamo a 550, dopo i 50 spesi precisi per la LD di Eris. Quindi ottimo investimento. Conto di spenderne altri 50/100 per quanto riguarda Eldnarsh, anche perché poi su Aranea andrò a spendere quelli che guadagnerò dall'evento. Le gemme ovviamente non si toccano, sono quasi a un PT Burst più i token Burst che già conservo, quindi due Burst teoricamente sono già in saccoccia, qualora fossero effettivamente interessanti. Detto questo, io direi di cominciare il nostro pool, il nostro free pool, dove abbiamo una orb dorata che sinceramente mi fa molto piacere. Vediamo se concludiamo questo video così in 448 prendendo la LD dalla free, sarebbe un ottimo guadagno per me. Ticket che andrebbero sfruttati su Aranea, ci credo poco, però ok. Oh, LD dalla free. Grandioso. Grandioso. Bene. Benissimo. Non devo cercare più niente. Beh, dalla free sinceramente schifo non fa, quindi lo maxo. E poi sicuramente lo andremo a provare stasera. Detto ciò, io chiudo qua il video. Grazie per essere stati con me. Vi ho detto anche quello che penso. E ci becchiamo su Twitch e ovviamente alla prossima.